trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Trent'anni dopo la maturità, ci siamo incontrati noi della Quinta E, abbiamo organizzato una cena. Che bello rivedersi dopo tanto tempo, ma per noi era come se ci fossimo visti soltanto il giorno prima. E sono partiti subito i ricordi che la memoria stravolge e fa diventare miti, leggende. E mentre ero lì, quante emozioni. La gratitudine verso quei miei compagni. Compagni non solo di scuola, ma di un pezzo di vita. Gratitudine per tutti i bei momenti trascorsi insieme. La tenerezza nel vedere che gli anni passano a poco per tutti. La nostalgia dell'adolescenza. Ecco, ho tutte queste cose dentro di me. Devo dirle a qualcuno. Chiama il telefono amico. Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'AMI, l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro, conta di circa 330.000 iscritti. Da circa 20 anni è presente nelle scuole di tutto il Paese per portare la testimonianza di chi ha provato sulla propria pelle i danni della mancata prevenzione ed è per questo che crediamo fondamentale sensibilizzare i giovani affinché non capiti anche a loro. Il fenomeno degli infortuni ci vede carente nel rispetto delle norme in eguale misura. E solo convincendoci che la sicurezza dipende da noi, possiamo salvaguardare la nostra salute, indipendentemente dal lavoro che svolgiamo. Sulla base di questi presupposti è stato firmato il 10 ottobre 2017 il protocollo d'intesa tra il MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'AMMIL, con l'obiettivo di divulgare la cultura della sicurezza e il valore della prevenzione tra i giovani e nel mondo della scuola. Sulla scia della positiva esperienza del precedente accordo siglato nel 2009 e a sostegno di quanto già fatto dal MIUR con l'INAIL, il protocollo è volto a prevedere l'integrazione di questi temi nei percorsi curriculari, rafforzando l'efficacia di attività analoghe grazie alla forza della testimonianza di vittime del lavoro che, nel corso di incontri mirati con gli studenti di ogni ordine e grado,
può stimolare e sensibilizzare più di qualsiasi altro strumento l'interesse e l'attenzione dei giovani. Avvalendosi peraltro dell'esperienza ultraventennale che l'associazione ha nelle scuole e dell'approccio pedagogico innovativo nel trattare le tematiche prevenzionistiche, grazie anche alla testimonianza di infortunio dei soci AMMIL. Su questi temi, l'AMMIL e il mensile OK promuove da diversi anni il concorso nazionale per le scuole, primi in sicurezza, giunto alla 17ª edizione. Lo scorso 29 maggio si è concluso con la cerimonia di premiazione presso l'Aula Magna dell'Università La Sapienza di Roma, con l'ultima edizione dal titolo «A ciascuno il proprio outfit». Le scuole vincitrici in Piemonte, scuola secondaria di primo grado, classe prima, e scuola primaria, classi quarta e quinta, tutte e due di Moncalieri Torino. La prevenzione degli incidenti sul lavoro passa anche attraverso ciò che indossiamo. Per far riflettere sull'importanza dell'uso dei DPI, dispositivi di protezione individuale, non solo per prevenire gli infortuni sul lavoro, ma anche per acquisire, prima di entrare nel mondo del lavoro, una modalità di comportamento sicuro e rispettoso delle regole. Con il patrocinio dell'Università e il sostegno di partner preziosi, l'iniziativa vede il coinvolgimento di oltre 500.000 studenti di tutto il territorio nazionale, i cui lavori sono stati valutati da un'attenta e competente giuria di qualità. L'AMMIL punta a stimolare l'interesse e l'entusiasmo dei giovani, affinché diventino lavoratori o imprenditori responsabili che mettono la prevenzione tra i valori intangibili. Voglio infine ricordare il prossimo grande appuntamento dell'AMMIL, che celebra il 13 ottobre prossimo la 69ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, celebrazione che ogni anno si svolge la seconda domenica di ottobre, su disposizione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1998 e su richiesta dell'Associazione. La giornata commemorativa si celebra in tutta Italia con l'alto patronato del Presidente della Repubblica e vede la partecipazione delle massime istituzioni per fare il punto su quanto è necessario fare per diminuire il fenomeno infortunistico che vede colpiti in particolar modo i giovani. Sempre attraverso il nostro nuovo sito web potrete avere tutte le informazioni sulle manifestazioni che si svolgeranno in tutte le province italiane. Il nuovo sito www.amil.it infatti è una grafica più rispondente ai moderni portali ed in grado di adattarsi validamente a smartphone e tablet, sempre più utilizzato per connettersi a internet. Ricordo infine il nostro numero verde, gratuito 800 180 943. Attivo tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Arrivederci e grazie. Buongiorno a tutti, sono Don Carlo, parroco di Candiolo, responsabile legale della casa di accoglienza per i parenti e i malati di cancro che arrivano da tutta Italia e dal mondo intero. Dal 2007 ad oggi abbiamo accolto circa 140.000 pernottamenti. Nel mese di settembre, grazie anche all'intervento del nostro arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia, possiamo iniziare i lavori per raddoppiare il numero dei posti letto. Passiamo da 54 a 92 posti letto, quindi questa è la notizia principale. Ma legata a questa ci sta anche la seconda notizia, cioè noi dobbiamo raddoppiare anche il numero dei volontari. Adesso siamo circa 170-200 volontari, dobbiamo arrivare almeno 300-350 volontari. Invito tutti gli ascoltatori a non passare le giornate al bar o a giocare a carte tutto il giorno, ma anche a dedicare tempo al prossimo, quindi a darci una mano a casa di accoglienza. Vorrei parlarvi di come è strutturata la figura dei volontari. Intanto c'è un consiglio direttivo che coordina il lavoro di tutti i volontari e presiede alle cose di carattere generale, quindi per esempio il tema dell'innalzamento della casa. Sotto il direttivo ci sono i coordinatori dei vari gruppi, ci sono una dozzina di gruppi, ogni gruppo ha due capigruppo, questi capigruppo si trovano assieme alla responsabile della casa e coordinano i vari interventi.
I capigruppo e i gruppi di conseguenza hanno una certa autonomia gestionale, perché è bello che ci sia un po' di libertà, cioè, dappertutto siamo dei numeri, che almeno ci sia libertà in queste cose qui. Allora ogni gruppo decide che cosa deve fare e poi cerca di operare ovviamente non in totale autonomia, perché altrimenti si genera il caos, bensì in armonia con gli altri gruppi. Vorrei parlare del bisogno che abbiamo soprattutto di tre gruppi di volontari, che sono quelli che maggiormente necessitano di nuovi ingressi. Beh, una casa che non sia pulita è un caos, allora bisogna che la casa sia costantemente pulita. Il gruppo pulizie è quello che tiene in ordine tutta la casa, corridoi, mense, locali comuni, e quindi che tiene in ordine la casa. Il secondo gruppo che ha assolutamente bisogno di nuovi volontari è il gruppo della manutenzione. In una casa bisogna cambiare le lampadine, bisogna sostituire l'interruttore, c'è il box doccia che non funziona, c'è la luce che è saltata, non funziona il condizionatore. Sono tutte piccole cose che vanno fatte e le facciamo attraverso i volontari. Per esempio, dovremmo gradualmente ritinteggiare le camere. Ecco, allora persone che vengono e fanno quello volontariamente, ovviamente con lo stipendio che diamo a tutti, cioè il grazie qualche volta. Il terzo gruppo che ha bisogno di nuovi ingressi è il gruppo che noi chiamiamo dei tappari. Chi sono i tappari? Sono quelli che vanno in giro per la città, per la provincia e anche in altre province del Piemonte a raccogliere i tappi di plastica, perché noi vogliamo anche fare un servizio a quella che si chiama l'ecologia dell'ambiente. I tappi di plastica noi li raccogliamo e poi li portiamo in una ditta che li lavora e ci danno delle offerte. Con queste offerte noi riusciamo a pagarci delle spese che altrimenti dovremmo fare incidendo sul bilancio. E allora noi dobbiamo, vi chiedo veramente con tutto il cuore di interessarvi della casa di accoglienza, di diventare volontari. Non è un volontariato comune a tanti altri volontariati, perché dobbiamo stare accanto ai malati di cancro e ai loro parenti, dobbiamo cercare di supportarli facilitando la loro permanenza, facilitandola molto, risolvendo quei piccoli problemi quotidiani che sempre si impongono. Grazie. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.